jungle. Buona serata, buon martedì, l'ultimo martedì per quest'anno in cui saremo insieme con Proteramo, ovviamente, con i permettendo, ma ci auguriamo ovviamente che questa sia l'ultima puntata per fare un po' il sunto di quello che è accaduto quest'anno con la salvezza del Teramo, arrivata in maniera indiretta dopo la pronuncia della Corte Federale d'Appello che ha sancito i 2 punti di penalizzazione per il Sant'Arcangelo. Ovviamente ne parleremo questa sera. Per non un'ora, ma 1 ora e 30 minuti, anzi 1 ora e 25. Un piccolo cambiamento d'orario, ma perché insieme a noi c'è il presidente del Teramo, Luciano Campitelli. Buonasera, presidente. Buonasera, Iaco. Con me i due compagni di viaggio, Ania Cantagalli. Ciao, Ania. Ciao, buonasera. E Andrea Costantini. Ciao, Andrea. Ciao, ciao a tutti. Ovviamente questa sera parleremo di tante cose. Parleremo di quello che è stato, di quello che poteva essere, di che cosa poteva andare meglio, certamente tanto, di che cosa ci sarà in futuro con il presidente, ovviamente. E quindi state con noi, lo faremo anche attraverso le vostre domande e lo faremo, se vorrete, non solo attraverso il canale 14 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra pagina Facebook, dove potete seguire la diretta Facebook appunto di questa trasmissione e commentare qualora lo vogliate, volete interagire con noi, oppure potete farlo semplicemente al 392-6237060. Si chiude un'annata, presidente, la più complicata? No. 10 anni? Rispetto all'anno scorso diciamo che stiamo lì, anzi ci siamo tirati fuori 15 giorni prima, però sicuramente tecnicamente non un buon anno, credo ci siano stati tanti errori, fortuna è venuto questo. Questa salvezza non per meriti nostri in mezzo al campo, ma bensì perché abbiamo fatto il nostro dovere, perché quando si ha una squadra di calcio sicuramente bisogna rispettare tutto quello che poi si deve fare durante il campionato. Certo, mentre le parla scorrono le immagini dei gol fatti e subiti, purtroppo più subiti che fatti per il Teramo di quest'anno. Se possiamo rientrare dopo questa prima risposta, e io vorrei in apertura davvero, perché oggi è stata comunque una giornata molto triste, far vedere anche le immagini del funerale di questo pomeriggio di Mirko Mazzagatti, una persona che è stata legata non solo da giocatore, anche da allenatore, vice di Roberto Cappellacci, al sodalizio biancorosso. Presidente, ovviamente ha lavorato con voi e immagino che questa per la Teramo Calcio, ma anche per Teramo Sportiva e non solo, sia una giornata. Comunque, l'istata a lutto. Ma sono disgrazie che non devono mai accadere, perché è un ragazzo giovane, c'ha una famiglia, c'ha... doveva ancora vivere tanto, però ognuno di noi può darsi che ha un destino già segnato e non possiamo fare proprio niente. Quindi mi dispiace per la sua famiglia, faccio delle condoglianze veramente di cuore alla moglie, ai figli e a tutti quanti, insomma. Ania, oggi tu eri proprio alla funzione. Insomma, ci sono state, abbiamo visto anche molti protagonisti di quel Teramo di Roberto Cappellacci, con Roberto Cappellacci molto provato. Sì, un Cappellacci molto, molto scosso, come d'altro canto tutti presenti, senza ovviamente nulla togliere a tutta la gente che oggi era a San Nicolò, alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, che è grande di per sé, però effettivamente poi non è riuscita a contenere
quel migliaio più o meno di persone che sono andati a dare l'ultimo saluto a Mazzagatti. C'era Cappellacci, c'era Ferrani, c'era Iazzetta, c'era Valentini, c'era Stefano Zoila, c'era Andrea Bucchi, adesso non vorrei dimenticarne qualcuno, ma c'era insomma il Teramo che lui ha vissuto dal 2011 al 2013, tra l'altro Teramo che ha lasciato anche una maglia celebrativa sulla bara in cui hanno scritto i giocatori grazie mister, hanno lasciato un pallone, hanno lasciato una foto in cui Mazzagatti veniva portato in trionfo in quell'anno della promozione della D nel 2011-2012. È stato un'ora e mezza molto, molto toccante. C'era il Mutignano, vediamo lì a sinistra in prima fila, che è stata l'ultima squadra di Mazzagatti che ha portato la salvezza, tra l'altro pochi giorni prima che purtroppo c'è stata la tragedia, ha portato la salvezza in promozione. Sì. C'era davvero tanta gente, tanti esponenti ovviamente del mondo calcistico, tanta gente comune, tanta gente di San Nicolò, di Teramo, tante persone che ovviamente non potranno mai dimenticare, soprattutto i modi sì, di una persona gentile, educata, corretta e comunque molto preparata. Certo. Peraltro, Andrea, ti faccio intervenire perché tu quel Teramo lo segui molto da vicino. Hai seguito il periodo di Roberto Cappellacci, di Mirko Mazzagatti. Assolutamente sì, e sono d'accordo con le parole che ho ascoltato per come ho conosciuto Mirko Mazzagatti, persona di grande correttezza, molto squisita anche nei modi, e ho sempre ricordato il grande feeling che legava lui a Roberto Cappellacci, quindi sicuramente insomma, è un dolore profondo perché insomma, una persona che ha le soglie praticamente dei 50 anni, quindi nel pieno comunque della vita anche familiare, e che appunto lascia questo mondo, è sicuramente una notizia tristissima, ecco, se non altro almeno l'affetto di queste persone può in qualche modo lenire il grande dolore della famiglia. Assolutamente, noi ovviamente ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di Mirko Mazzagatti, ovviamente il grande abbraccio va alla famiglia, perché in questi casi poi il lutto, per quanto possa essere sentito dai cari, passa, ma per i familiari non passa realmente mai. Chiudiamo questa doverosa parentesi, Presidente, però ne prendo un attimo spunto perché oggi alle esequie c'erano i Ferrani, c'erano i Bucchi, c'erano i Valentini, insomma un Teramo che adesso purtroppo facciamo una fatica tremenda a ritrovare. Ma cos'è cambiato? Nel senso, anche quelli non erano giocatori, probabilmente quando li hai acquistati, top di categoria, cioè erano dei buoni giocatori che poi sono migliorati. Perché adesso a Teramo vengono dei buoni giocatori che peggiorano? Perché l'ambiente in questo momento è poco sereno e quindi tutto si amplifica, e speriamo in futuro di poter ricostruire, se Dio vuole, un Teramo migliore, un Teramo che ci darà soddisfazioni, un Teramo che deve ripartire credo quasi da zero. Da zero, dunque, diciamo che poi parleremo anche del futuro, del suo di futuro. Ammesso che rimanga Luciano Campitelli alla guida del Teramo, questa squadra va completamente rifondata, a partire dal tecnico a questo punto mi pare di capire, e ovviamente la rosa dei giocatori, giusto? Sicuro. Quindi il tecnico non rimane? Ma il tecnico, diciamo che stiamo... Era in scadenza 30 giugno. Stiamo parlando, oggi per la prima volta abbiamo affrontato questo tema, in settimana sono tutte riunioni per vedere di sistemare da qui alla fine tutto quello che c'è da sistemare e poi di fare delle scelte giuste, oculate, con una progettualità che va rifatta, va rifondata la squadra che va completamente rimessa a nuovo. Quindi credo che
Era un passo che forse dovevamo fare 3 anni fa, non l'abbiamo fatto perché. Però se lei ne parla così. Pensavamo che ancora questa rosa potesse darci ancora tanto, non è così, si vedono dei risultati, quindi bisogna rimettere gente completamente senza niente sulla testa e quindi di tutto quello che forse loro si portano dietro e rifare un progetto nuovo. Quindi ma quindi quando parla di questo si riferisce anche alla cosiddetta vecchia guardia? Ma sicuro, mi riferisco a tutti, quindi non perché la vecchia guardia no, non perché ci mette impegno o meno, no, però no. Anche la vecchia guardia sicuramente oggi soffre un attimino di più perché poi ci si ricorda le problematiche che poi negli ultimi 2 anni a fine stagione ci si arriva un attimino preoccupati, un attimino fuori di testa e non tranquilli come bisogna essere, però quando poi comincia a stare spesso sotto, quindi non superi il 12° posto, e lì c'è sempre quella tensione, quella poca tranquillità che non ti permette. Succede a noi dirigenti, figuriamoci a tutti questi ragazzi che sono anche tanto giovani, e quindi è così purtroppo. Dunque, mi pare di capire che insomma adesso si apra un fronte completamente diverso, cioè alla soglia dei 10 anni di presidenza si ricomincia da capo, progetto totalmente nuovo. Bella lei. Completamente nuovo, insomma, ha detto anche la vecchia guardia, tutto sommato, da quello che mi è parso di sì, capire. Sì, ma nuovo non è stato mai negli ultimi anni, dopo tanti anni. Appunto, per questo è nuovo, perché coinvolge anche giocatori che probabilmente sono, fino a questo momento non erano mai stati in discussione. Non c'è niente di male. No, io credo che sia una cosa salutare, che forse era appunto necessaria, come diceva il presidente magari qualche tempo fa, ma poi si è valutato di posticipare perché si pensava certi giocatori potessero dare ancora tanto. Nessuno ovviamente sta buttando la croce addosso a qualcuno, però effettivamente magari nei giocatori, magari anche nella società stessa ci sono delle scorie che ci si trascina, e forse cambiare un po' aria può contribuire a dare nuove motivazioni, non lo so, sto interpretando e ovviamente questo è il mio pensiero. Chiaro che non so se la tempistica della rifondazione, tra virgolette, della squadra venga dopo, credo, un'area nuova che penso il presidente voglia portare anche in società, da quello che ha detto fino a questo momento, anche appena è arrivata la decisione della Corte federale. Certo. Quindi io credo che la scelta del rinnovamento sia quella assolutamente più percorribile, perché ovviamente di errori ne sono stati fatti tanti e sono sotto gli occhi di tutti. Credo che si sbagli sempre in bene, perché poi il presidente non, e poi io diciamo sono sempre stata la più forse critica della gestione Campitelli, però non credo che si sbagli per fare del male, ovviamente si sbaglia per fare del bene, e poi credo anche che ci si rimetta, cioè si paghino gli errori in prima persona. Questo è assolutamente fuori di discussione. A livello intanto economico, anche, ovviamente. Anche il presidente Campitelli mi dice di non interromperti. Presidente, molti vogliono che lei se ne vada, e questo è un tema che lei sa che è abbastanza consolidato fino adesso, in una parte della ne ho letto uno, e allora, io sono disponibilissimo. Allora. Ad andarmene, ma vediamo di trovare qualcuno che poi possa riscrivere il tempo, perché io devo essere l'uomo non che deve distruggere, ma bensì che deve dare continuità ad un progetto. Se poi ci sono come spero delle persone che possono dare una mano a questo Teramo e io posso essere ancora utile insieme a loro a questo progetto, credo che a Teramo si possa fare veramente
un grandissimo lavoro, perché c'è voglia da parte di tutti i tifosi, tutta la città e tutta la provincia, c'è solo tanto bisogno di risultati, e i risultati sono la giusta medicina per poter fare e per poter continuare un progetto con dei risultati dove ci sia anche divertimento. Assolutamente, proviamo a rispondere anche a qualche messaggio rapidissimamente. Allora, le dicono: che fine ha fatto il progetto di accedere al credito sportivo per lo stadio? Cioè, ancora in vigore, e dicono c'è anche la possibilità di fare una cosa tipo quella che ha fatto la Juventus con uno sponsor tipo Allianz Stadium, ecco, giusto per non citarlo. Ma sicuramente c'è possibilità, però bisogna che si... Io domattina c'ho un incontro con Cantagalli e si ricomincia un attimino a capire, parlare, perché oggi la progettualità significa anche per il Teramo iniziare anche un percorso non solo di poter giocare al campo, oppure solo giocarci al campo, ma bensì anche di altro, perché qui c'è bisogno, per gli introiti che si fanno a Teramo, anche di un qualcosa di diverso che possa portare qualche introito in più per il bene della squadra. Le dicevano: rivoluzionare la rosa e richiamare dall'altro lato restaurazione e innovazione. Rinnovare la rosa, richiamare Vivarini. Non credo che Vivarini possa accettare anche una Lega Pro. Ma io penso che non è una questione di Vivarini. Io credo che Vivarini ha fatto il suo tempo a Teramo, ha fatto dei risultati e sicuramente non si verrà a rifare una progettualità, perché molte volte quando si fanno dei risultati non sempre poi può darsi si riescono a rifare di nuovo a quel livello, sì. E poi non diciamo che contano, si vanno a guardare le cose negative, non poi le cose positive della vita, perché è così, cioè tu sbagli una volta e hai sbagliato tutto, quindi questo non è così, perché chi ha fatto bene lo ha fatto, e oggi Vivarini credo che sia un allenatore ambito anche da club di Serie B, quindi farebbe un passo che credo che in questo momento non lo farebbe mai. Tra i tanti messaggi che immagino le siano arrivati questi giorni, e non fanno differenza quelli che arrivano nella nostra trasmissione, il ringraziamento, se vogliamo, per aver, tra virgolette, salvato il Teramo attraverso la puntualità dei pagamenti. Spero che ci sia un rinnovamento importante a livello societario. Lei, Presidente, non può più continuare da solo, ne va della salute di tutti quanti, le scrive Giulio. Ma sicuramente Giulio dice una cosa corretta, perché credo che 10 anni da comunque alla guida. Mi faccio rispondere a questo, sì. Perché la seconda è stata Arcangio, sì, farà ricorso al CONI, non ancora perché non ci sono le motivazioni, e quindi non si può fare ricorso senza le motivazioni, però sì, farà ricorso al collegio di garanzia del CONI. Presidente. Quindi dicevo che cosa stavamo parlando, perché mi hai fatto perdere, qual era la domanda? Sai che non me lo ricordo. Vedi, vabbè, allora Presidente, siamo riprendi i cappellacci. No, sul pagamento degli stipendi, vabbè, che ha di stipendi, fatto salvato la categoria. Ma io credo che gli stipendi bisogna pagarli quando un imprenditore si mette a fare determinate cose, e gli stipendi vanno sicuramente onorati. Ma devo dire che se noi poi andiamo a vedere i tre gironi, il girone dove c'è più correttezza, c'è più professionalità, è proprio il girone B, perché se andiamo a vedere i punti, mi sa che sono 6 oppure 6-7 punti. Nel girone C 43 punti, sì, e nel girone B 27-28 punti, quindi nel girone B meno di tutti, e quindi vuol dire che il girone B è il più difficile, è il più qualitativamente parlando è il più importante. Probabilmente, in questo momento, forse qualitativamente non lo so, però certamente è quello in cui si ha forse una maggiore stabilità generale delle società di calcio, sì. Comunque ci dicono delle dichiarazioni di Gravina ieri al premio Prisco,
che poi peraltro sono state riportate da organi di stampa. Ce li andiamo ad ascoltare perché sì, ce li avevamo noi. Poi a prescindere questo, voglio dire anche che la Lega ha detto che è stato frainteso. Ma... allora ce l'ascoltiamo perché dobbiamo vedere in che parte possono essere state fraintese. Gravina, che non parla solo di quello, parla anche delle squadre B, lo ascoltiamo. Gravina, intanto il premio Prisco è sempre un'emozione, un premio bellissimo per l'Abruzzo, per la città di Chieti. Sì, è un evento ormai storico, un evento che unisce alla memoria e alla testimonianza anche di valori di un grandissimo dirigente del calcio italiano, la possibilità di confrontarci, di scambiare una serie di riflessioni con grandi personaggi della comunicazione, ma soprattutto con grandi uomini di sport. Come quest'anno con Davide Nicola si sono premiati i valori anche umani? Beh sì, credo che quello che il calcio, lo sport dovrebbe dare risalto. Dobbiamo abbandonare un attimo la logica della dimensione, nel rincorrere soprattutto la dimensione economica, e far sì che i valori del calcio, i valori dello sport emergano in continuazione. Dobbiamo essere anche custodi e tutelare questi valori. Si è parlato tanto di Lega Pro, di Serie C, appunto con queste seconde squadre che cosa c'è di vero e come si evolverà il calcio? Ormai c'è un comunicato ufficiale, in parte da me condiviso, in parte sulla tempistica non molto, perché ritenevo e ritengo che l'entrata in vigore delle seconde squadre sarebbe stato sicuramente più opportuna rinviarla alla stagione 19-20. Forse ecco, affrettare i tempi non è stata una buona intuizione, però nei contenuti credo che sia un progetto da condividere ed è un progetto che comunque va perfezionato nell'interesse proprio del calcio italiano. Quindi le squadre che quest'anno hanno fatto i play-off di Serie D potranno sperare in un ripescaggio in Serie C? Ma i ripescaggi non sono bloccati né per le retrocesse dalla C né per le vincitrici eventuali dei play-off. C'è un'alternanza tra squadre B, Lega Pro e vincitrice dei play-off in Lega Nazionale Dilettanti, che va rispettato. Comunque dipenderà tutto dai vuoti di organico. Il Teramo, che si apprestava a giocare questo play-out col Vicenza, che poi è stato ribaltato dalla Corte d'Appello e quindi adesso è salva, che cosa possiamo dire in merito? Devo dire che gli organi di giustizia con le loro decisioni devono essere rispettate e accettate. Bisogna forse attendere un attimo, perché mi risulta che il Sant'Arcangelo ha intenzione di presentare ricorso al collegio di garanzia, quindi probabilmente se dovesse arrivare in questa settimana la fissazione di un'udienza dovremmo sospendere per un attimo questi play-off. E quindi potrebbe esserci un altro ribaltamento? No, io questo non lo so, non lascio alla decisione degli organi di giustizia. Come dicevo prima, bisogna rispettare qualunque volontà. Mi sembra nei contenuti che quanto affermato dalla Tribunale prima, poi ribaltato dalla Corte federale, credo che meriti una chiarezza da parte del Collegio di Garanzia. Ecco, queste erano le dichiarazioni testuali del Presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina. Prima di far rispondere il Presidente, volevo un giudizio sia da Ania che da Andrea. In realtà sono dichiarazioni che possono sembrare, ovviamente all'occhio del tifoso non suonano molto bene, però in realtà dice Gravina una cosa, se vogliamo, anche abbastanza banale. Sì. C'è stato un primo grado che ha detto una cosa, un secondo che ha detto un'altra, siccome c'è anche un terzo, andate al terzo e tagliamo la testa al toro. Sì, sostanzialmente. Razionalmente, infatti, è assolutamente un pensiero condivisibile. Però ci sono quotidiani romagnoli che scrivono giustamente che il presidente Gravina si schiera dalla parte del Sant'Arcangelo, e dall'altra parte ci sono magari i teramani che pensano che forse
Leggendo in maniera diversa le dichiarazioni, il presidente della Lega Pro stia, tra virgolette, magari prendendo le parti di una squadra che comunque, di un club che comunque ha pagato in ritardo. Quindi magari sono dichiarazioni che un po' stonano con le dichiarazioni già espresse più volte per tante volte sulla volontà di avere società sane che pagano in maniera puntuale quanto dovuto. Ripeto, il pensiero espresso razionalmente è assolutamente condivisibile, perché il Tribunale Federale Nazionale ha deciso in un modo e la Corte Federale ha ribaltato la questione, e quindi di conseguenza magari anche per il futuro c'è bisogno di un terzo grado e del collegio di garanzia nello specifico. Però poi, andando magari a leggere nelle sfumature, sono dichiarazioni interpretabili. Ecco. Certo. Andrea, tu che ne pensi di queste dichiarazioni? Sì, sono dichiarazioni abbastanza di prammatica da parte di un rappresentante delle istituzioni, però se il presidente Gravina fa una battaglia giusta affinché la Lega Pro sia sempre più sana, non ci siano punti di penalizzazione, ci siano società che rispettano le regole, è giusto che intervenga il CONI, sì, però magari potrebbe anche far intendere che in questo campionato, se ci sono delle squadre, mettiamola così, ci sono due squadre che non hanno pagato regolarmente gli stipendi, addirittura una è fallita, è giusto che, se il campo debba dire qualcosa, che sia il campo a dire tra queste due chi retrocede, perché alla fine, siccome parliamo di sfumature, mi rendo conto che il presidente Gravina non si può sbilanciare, non si può esporre, ma ripeto, se la sua battaglia è quella che va verso una Lega sana, che abbia società forti che pagano quindi lo stipendio regolarmente, tra le altre cose, cioè, qui, e la chiudo molto rapidamente, nessuno mette in discussione il fatto che il Sant'Arcangelo abbia pagato più tardi rispetto al limite, quindi di per sé la partita in realtà dovrebbe essere chiusa, tutto il resto è una serie di cavilli e di altre cose di cui non vogliamo stare a parlare. Presidente, ci è rimasto male di quello che ha detto Gravina? Ah, io credo che Gravina deve essere la tutela per tutti quanti noi, quindi per il Sant'Arcangelo, per il Teramo, per tutti. Quindi se una società come il Sant'Arcangelo non paga con la data stabilita, è fuori dal progetto. Quindi secondo me Gravina oggi non può dire questa prima o seconda situazione non doveva neppure esistere, perché il Sant'Arcangelo che dice che i commercialisti non hanno pagato, che noi, cioè è tutto un bluff. Se oggi ho l'Equitalia e oggi c'è stata l'ultima, cioè questa sera a mezzanotte finisce la rottamazione, se io presento la rottamazione all'una per un milione, per 100 lire, è finita. Cioè, no, quindi, ma infatti, credo che Gabriele, con cui io mi sento spesso, quando successe il fatto del Sant'Arcangelo, io ho un grandissimo rapporto, l'ho chiamato e mi dice: presidente, lì ci sono due punti di penalizzazione, punto. E poi credo che questo è la tutela di un presidente, perché lui come presidente... Questo è quello che le ha detto? Che mi ha detto a me, sicuro. Oggi? Me l'ha detto un mese fa. Ah, okay. Quindi se poi oggi vogliono rivoltare le cose dicendo cose diverse, io questo non lo posso accettare, e mi dispiace anche di sentire ci vuole una terza garanzia. Lì non doveva esistere manco la prima garanzia, perché una volta che la Covisoc dice anche che una società di calcio non ha pagato i contributi entro il 16 del mese, è fuori e quindi deve prendere punti di penalizzazione. Dopodiché il Sant'Arcangelo ha fatto una dichiarazione falsa, perché noi tutti dobbiamo firmare lo stesso entro il 16, che abbiamo onorato tutti i contributi, e quindi lo dobbiamo firmare noi e il nostro collegio di garanzia che noi abbiamo all'interno delle società. Sì. E quindi, cioè, è un'autocertificazione. Bravissimo. Altra cosa, la Lega, di cui il presidente Gravina fa capo, ci ha mandato il 14 un avviso in cui si diceva: ragazzi, c'è da pagare questo, questo, questo e questo, punto.
e oggi noi diciamo che si può ancora parlare di questa situazione. Il Sant'Arcangelo mi dispiace per loro, perché forse a livello di punti ne ha fatti più di noi, ma siccome non è stato corretto in quello che oggi, se non si pagano tu non puoi giocare, quindi certo. Oggi prima tu paghi e poi giochi, altrimenti non esiste questo giocattolo, quindi di che cosa parliamo? Adesso ci vuole il terzo, quarto e quinto, lì non doveva esistere neppure il primo, perché una volta che la Covisoc dice riscontra l'irregolarità, questo è finita, poi il deferimento e arrivano i punti di penalizzazione. Inventare tutte queste altre fesserie, credo che se io sono tranquillissimo, perché gli organi ci sono, gli organi sono cose serie, ma se qui si va a fare giurisprudenza su cose non corrette, e qui si fanno danni grossi, e certe affermazioni credo che forse è meglio non farli e dire le verità, perché può darsi che il Sant'Arcangelo non abbia pagato per 7, 10, 15 mila euro. No, che peraltro io non so se poi è così, però credo che il Collegio di Garanzia del CONI funzioni, non decide mai, non stravolge il secondo grado, funzioni bravo. Come la Cassazione, cioè sì. Vada diciamo nel merito della regolarità del secondo grado sostanzialmente, cioè se in secondo grado sia stato fatto tutto secondo bravo. La procedura stabilita dal codice di giustizia bravo. Sportiva. E tutto è stato dunque secondo, però io dico, perché tutto questo dire inutile? Perché credo che un dire inutile, se noi andiamo a capire, giorno 16 devi fare un'autocertificazione e l'hanno fatta non corretta, perché non hanno pagato, quindi già lì ci voleva, cioè se tutti quanti noi facessimo la stessa cosa la prossima volta, diciamo che lì il deferimento è un atto dovuto automatico, bravo, come dovrebbero bravo, essere automatici bravo, i punti bravo. Di finalizzazione. Sì, 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 giorno 14 ci arriva dal dottor Loi tutto quello che dice, ricordatevi che vanno pagati tutte queste cose, perché la legge è cambiata e non è che tu puoi pagare il prossimo mese. Eh sì, poi quindi, quest'anno c'è stato anche l'anticipo bravo, a marzo. Allora di che cosa parliamo? Credo che non dobbiamo parlare, credo che la Covisoc abbia visto cose non corrette e quindi il Sant'Arcangelo certo. Prende due punti di penalizzazione. Con due punti di penalizzazione siamo a pari punti, a parità di media, si classifica a differenza reti, il Teramo è fuori. Stiamo parlando di Teramo e stiamo dando secondo me troppa importanza a una cosa secondo me che non può essere altro che quello che hanno fatto. Ok, considerazione per chi ci segue da casa, la faccio ogni tanto, non sempre, però stasera basta con i bravissimo, eccezionale, oppure battere, cioè cerchiamo di contribuire alla trasmissione facendo delle domande e anche delle considerazioni, come ha fatto prima lo spettatore da casa che ci ha ricordato i compiti, per esempio il Collegio di Garanzia del CONI, perché altrimenti siamo un'ora e mezza ma stiamo solo perdendo tempo. In realtà noi vogliamo sapere le cose e non fare, che cos'è? Sono agitato? No. Jacopo, ti vedo veramente agitato, ti conviene fare il bravo sì, vabbè, il presidente ride ma non sa che cosa lo aspetta, perché parliamo un po' di questa salvezza. Dovresti vederlo quando vede l'Inter. Parliamo un po' di questa salvezza, presidente, perché sì. Innanzitutto in 20 mesi, perché ha cambiato 6 allenatori, 7 cambi tecnici, 4 direttori sportivi e mi fermo sui giocatori, ma più che altro perché non li ricordo. Ora, adesso, al di là dei tentativi, che sicuramente degli errori fatti, della buona fede con cui si fanno gli errori, certamente, perché nessuno lo mette in dubbio, però è chiaro che qualcosa non funziona. Ma da 3 anni a questa parte a Teramo non funziona qualcosa. Che cosa? Non funziona qualcosa. Noi quando iniziamo sembra che abbiamo fatto buone squadre, di solito le squadre li fanno i direttori, quindi io giustamente quando vedo poi certi risultati non è che puoi
dire la colpa sicuramente è anche mia, però ognuno poi deve fare il prossimo anno. Federico farà la squadra, quindi non è che la farà Luciano Campitelli. Federico farà la squadra, sicuramente condivisa anche con la proprietà, ma io il giocatore non è che riconosco. No, poi però dobbiamo molti... dire che Federico, se farà una buona squadra, gli dobbiamo dire bravo, ma se farà una cattiva squadra, giustamente ogni direttore si assume le proprie responsabilità. Poi altra cosa che noi oggi non ci ricordiamo, negli anni della C, quando il nostro obiettivo primario era uno solo, la salvezza. Sì. Oggi, se avessimo fatto la salvezza, in quel periodo noi eravamo tutti contenti. Oggi invece la salvezza non la pensiamo più nessuno, non la penso io, non la pensi tu, purtroppo ci siamo un attimino ammalati, e quindi la salvezza per noi non è più un grande obiettivo. Però se poi andiamo a vedere che in Abruzzo siamo rimasti solo noi, questo significa che il livello sicuramente è diverso da qualche anno fa. Che da una società che fa professionismo, insomma, da qualche anno, da sette anni, Ci si aspetta un po' di più dell'ultimo posto. Ma me lo dici, ma almeno me lo devi dire. Cioè, è qua il primo critico, però, sono io. Perdono, cioè, non è che... Presidente, cioè, lei ha fatto una squadra, quest'anno ha detto si riparte con un nuovo progetto, e poi però a dicembre, a gennaio ha smantellato tutto. Perché poi gli è venuta voglia di playoff. Cioè, il problema è che a un certo punto... Noi facciamo una valutazione, però è anche vero che lei dice farà Federico la squadra quest'estate, ma chi ce l'assicura che poi a dicembre? Mi ricordo quando lei cambiò direttore sportivo allenatore, Andrea Costantini disse: non vorrei essere nei panni di Palladini e Federico tra sei mesi, e diciamo che per il 50% ci ha preso. Non ho capito questo. Dico, non usciranno, secondo me, in settimana, sbaglio, le motivazioni della sentenza. Voi che siete gli addetti ai lavori, che impressione avete al riguardo? Per me il playout sabato si giocherà. La sensazione è che si giocherà, perché le motivazioni almeno ci vorranno, se non andiamo errati, altre 48 ore più o meno. Abbiamo fatto più o meno i conti con il delay del primo grado. E quindi più o meno queste sono, dovrebbero uscire intorno a giovedì, venerdì. Questo tienilo, Maurizio. Quindi la sensazione è che si vada verso la disputa di gara 1 di Vicenza Sant'Arcangelo. Ammesso anche che il Sant'Arcangelo faccia ricorso e che arrivi in tempo per sospendere il playout, comunque la sensazione anche in questo caso è, intanto il presidente si è innamorato della tazza. La sensazione è che comunque il collegio di garanzia del CONI, dal collegio di garanzia del CONI non uscirà una sentenza stravolta, che la classifica rimarrà questa. Ma io penso, torniamo un po' a bomba. Io credo un'altra cosa. Okay. Può essere pure che il Sant'Arcangelo venga ripescato, cioè possono essere tante cose. Anche che il Sant'Arcangelo non retroceda. Bravo, però credo che il Teramo rimane al suo posto, ma questo lo credo proprio. Vivamente. Quando lei ha preso, quando ha cambiato allenatore e direttore sportivo quest'anno e ha preso Palladini e Federico, in questa trasmissione Andrea Costantini disse: non vorrei essere nei panni di Palladini e Federico tra sei mesi. E ci aveva preso, almeno per la metà, no? Ma perché poi, cioè, come le vengono tutte queste trasformazioni? Che poi in realtà... Non è vero che poi cambiano qualcosa, forse creano solo più confusione. Ma io invece credo che forse quel punto fatto in casa, per come, con la Reggiana? Sì, perché quel punto ci ha portato anche a fare poi... Ok, il punto con la Reggiana, ma noi parliamo del cambio a gennaio, cioè quando il Teramo era fuori dal playout. A gennaio. Ma tu la vedevi la squadra? Cioè, vedevi che quella squadra purtroppo non reagiva, c'erano dei grossi problemi all'interno dello spogliatoio. Adesso non ti metto a dire le problematiche di Asta con dei collaboratori
insomma, che stavano lì. Quindi Asta iniziò molto molto bene e io ero veramente tanto tanto felice del lavoro che stava facendo. Poi da quando cominciò a cambiare il gioco ha snaturato completamente questa squadra, e questa squadra non era più niente, non era più, questa era una squadra col 4-3-3. Domenica abbiamo preso 3 gol, ma ne abbiamo fatti anche 3. Poi abbiamo fatto una traversa, abbiamo fatto un palo all'ultimo minuto, quindi è una squadra che alla fine ha creato. Se giochevamo col 5-3-2, sicuramente questa squadra non avrebbe avuto la forza, la reazione che forse domenica c'è. Però stata. Però è anche vero che quella è una partita, ma, cioè, non si può giudicare la stagione da una partita. Ma, scusami, anche era una partita per noi ancora più importante a Fano, perché se noi vincevamo quella partita eravamo salvi. E lì non abbiamo fatto un tiro in porta. Cioè, noi dobbiamo, non per criticare gli allenatori o altro, però dobbiamo anche poi dire la verità. Cioè, contro la San Benettese non abbiamo fatto mezzo tiro in porta, abbiamo preso 2 contropiedi, cioè, diciamo la verità. Purtroppo sicuramente la squadra è scarsa, sicuramente la squadra è tutto quello che di negativo ci può essere, però la mano dell'allenatore si deve vedere. Okay. Credo che quelle ultime partite, forse io da Paladini mi aspettavo una determinazione in più durante gli allenamenti, c'era un appiattimento totale. Sono tutte quelle piccole cose che poi alla fine può darsi che non sono venute, perché se, e questo lo penso, Paladini avrebbe vinto la prima partita a Ravenna, perché meritavamo veramente di vincerla quella partita. Giusto, no? Hanno pareggiato, ok. Dopodiché affermo, tu stai vincendo 2-0, metti che il Teramo vince quelle due partite, io credo che oggi stavamo qui a osannare Paladino, perché noi stavamo nei playoff, perché poi cambia lo spirito anche mentale, cambiano tante cose, e non è stato così, e poi dice oramai morti per morti voglio fare questa prova. Zichella era sotto contratto. Vero che Zichella si era già proposto quando no, mai. E se noi non abbiamo chiamato Zichella proprio per non metterlo in difficoltà, è perché sicuramente ci avrebbe detto no. Aia, vuoi fare domande? Certo. No. Vabbè, una domanda per il presidente. Volevo sapere in primis a che punto è l'allargamento della base societaria. Cominceremo a lavorare, ripeto, abbiamo iniziato a lavorare, ma cominceremo a lavorare seriamente da domani, e quindi da domani in poi faremo di tutto. Mi piacerebbe portare un paio di cordate teramane all'interno del nostro club e insieme poter costruire un progetto forte, un progetto con prima le dicevano una connection con San Nicolò e Virtus Teramo, è possibile? A me farebbe piacere, non è che lo escludo, però loro forse in questo momento hanno altro per la testa, innanzitutto stavo guardando nel caso non ci fossero nuovi soci lascerà il Teramo. Ma io il Teramo è mio dovere riscriverlo, sicuramente ci sarà un budget diverso, e quindi lavoreremo su un budget corretto, perché questo Teramo, se fa un anno di sacrifici, noi non avremo neppure un debito l'anno che verrà, quindi a quel punto possiamo tornare a investire ancora di più, perché la società non è una società indebitata, è una società nella massima normalità, e quindi se un anno li facciamo di sacrifici perché
Negli ultimi due anni si è sbagliato troppo a fare contratti biennali, triennali, che oggi stiamo pagando a caro prezzo, perché quello è quello che a noi, diciamo. Si riferisce ai giocatori o anche ai dirigenti? Beh, giocatori, dirigenti, un po' tutto. Cioè, c'è stato. Anche Federico però ha un contratto triennale. Beh, Federico sta al suo posto, farà il suo lavoro, farà la squadra, dovrà lavorare per il Teramo. E sicuramente si è messo già, dovrà fare delle vendite di quei contratti che stanno ancora, sarà il suo lavoro, dovrà fare delle vendite dei calciatori, delle valorizzazioni, quindi Federico avrà un suo budget anche di ingresso, quindi oggi si dovrà lavorare, che ognuno di noi abbiamo dei budget, cioè dopo questa esperienza oggi voglio professionalità totale. Assolutamente. Di tutti i miei professionisti che io ho vicino a me. Volevo solo sapere se c'erano delle persone già individuate per quanto riguarda. Sicuramente ci sono delle persone individuate e ci dobbiamo lavorare insieme, perché non è che devo costringere qualcuno a. Cioè, se siamo tutti teramani, vuol dire che tutti dobbiamo dare un qualche cosa alla nostra città per creare un calcio che possa rimanere ancora per tanti anni, certo. Altrimenti una sola persona al comando, se gli viene un raffreddore c'è il rischio che quel raffreddore poi può portare a un ripartire di 5 o 4 campionati sotto, che oggi è difficile poi andare sopra. Intanto diciamo delle questioni economiche, se vuole, come ci suggerisce l'amico da casa, possiamo pagare noi. Ma questo visto che facciamo la trasmissione sul Teramo, succede anche in altre città. Non ha detto una cosa, cioè è giusto. Io questa sera è venuto proprio a riscuotere. Se c'è un alla fine stacchiamo anche l'assegno. Sì, sì, va bene. Così magari l'amico è contento da casa. Dobbiamo andare in pubblicità. Questo è che sto per dare sportivamente una pugnalata, perché Viterbese Carrarese 2-0 Jefferson di Molo Antonio. No, scherzo, per me è un piacere. È una pugnalata. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco. Anche perché Jefferson avrà fatto 6 partite, 7. Sì. Eccoci rientrati, seconda parte di questo ultimo appuntamento dell'anno con Proteramo insieme al presidente Campitelli. Andrea, allora, voi che siete stati, diciamo, i miei compagni di viaggio, avete un po' vissuto le varie fasi, anche se non tutte, anzi, non tutte positive, anzi, molte negative. Ecco, che giudizio dai? Perché questa annata a noi ci sembra tanto somigliare a quella scorsa? Beh, perché la posizione della classifica è stata quella, perché alcuni errori si sono ripetuti. Ecco, io questo volevo capire dal presidente, perché a inizio stagione si è detto il budget è stato limitato, Repetto venne e disse noi dobbiamo gestire l'emergenza, e c'era questa cosa che era ben presente: superiamo questa stagione, si diceva nell'ambiente Teramo, superiamo questa stagione con contrazione del budget, arriviamo alla salvezza e poi magari riprogrammiamo per fare un campionato più maggiormente competitivo. Ora il presidente poco fa ha detto cerchiamo di tamponare per la prossima stagione se ripartiamo normalmente e poi potremo tornare a investire. Sembra quasi si sia perso un anno. Allora io chiedo al presidente, perché nonostante con Asta questa squadra abbia palesato dei limiti, c'erano dei problemi, tutto quello che vogliamo, ma si era in linea con quello che era l'obiettivo principale, cioè la salvezza, restando confinati in questo budget un po' più limitato, si è voluto fare quel passo, perché alla fine si era, lo ripeto, si era in linea, allora. quindi si poteva proseguire anche con quei problemi, ma arrivare fino in fondo, tagliare il traguardo della salvezza, limitare i costi senza dover tornare sul mercato e magari poi quest'anno ripianificare in maniera diversa. Allora Andrea, però adesso rimarrete sbalorditi da quello che vi dico, perché qua si parla di budget. Io penso che il Teramo, se andiamo a vedere i bilanci, è una di quelle società che spende di più, e te lo dimostra che se il Sant'Arcangelo non ha pagato l'IRPEF per 9.000 euro, il Teramo ne ha pagato 36.000 euro di IRPEF. Che significa? Che i nostri stipendi 4 volte di più. Bravo. Quindi quando poi qualcuno qui viene e parla dobbiamo, cioè purtroppo
No, dico Presidente, però voi stessi avete detto che avevate contenuto il budget rispetto alle annate precedenti. Ma noi abbiamo detto che avevamo contenuto il budget nelle annate precedenti, però sicuramente sono sempre budget importanti, budget che superano i 3 milioni di euro, cioè quindi... Anche quest'anno? Sì, sì, vabbè, ma noi... Ma la gestione complessiva però... Beh, vabbè, ma che significa? No, dico, che significa 3 milioni di euro di quest'anno? Di più? Come sempre. Quindi questa squadra è cosa? Come quella dell'anno scorso? Beh, sì, sì, beh, sicuramente, no, era una domanda. Sicuramente dobbiamo cambiare rotta, dobbiamo tornare a essere umili, dobbiamo fare cose che non abbiamo fatto negli ultimi anni. Ecco, le chiedo Presidente, perché negli anni passati forse si doveva fare questo, ma c'erano dei contratti, perché molte volte anche i tifosi a casa, quando parlano di repulisti, anche noi quando facciamo queste considerazioni ci scontriamo poi con quelli che sono i contratti. Non è che dei contratti una società può disfarsene, e non è che i giocatori si piazzino così facilmente. Allora le chiedo Presidente, alla luce dell'attuale situazione contrattuale media di questa rosa, quanto margine c'è per fare questo repulisti e comunque ripartire con un progetto da capo? Ma c'è il margine giusto a livello di giocatori, ma noi dobbiamo andare a trovare risorse in altri settori di un bilancio nel nostro bilancio. Quindi ci sono delle voci che vanno sicuramente ridimensionate e quindi fare un bel passo in avanti, ma allestendo squadre anche più forti, perché se noi il prossimo anno non abbiamo le 550.000 euro di tutti quei soldi che noi abbiamo dovuto dare a giocatori che avevano dei contratti pluriennali, incentivi e tutto il resto, già quella è una somma importante. Certo. Poi dobbiamo andare a mettere a posto altre situazioni di bilancio, e credo che noi il prossimo anno veramente ripuliremo il Teramo da qualsiasi problema che ti porti per l'anno successivo. Quindi questa è la cosa più importante. Ci finiscono dei mutui, ci finisce un po' tutto quello che noi, gli investimenti fatti in quella famosa storia che poi avevamo programmato e che poi non si è venuta, perché non è che tu rimetti le cose in un anno. Certo. Quando tu da una Serie A vai in Serie B, se non rivinci subito il campionato sei nella cacca, se poi c'hai tanti altri contratti con te è ancora peggio, e quello è successo a noi. Per questo hanno ideato il paracadute. Ma noi il paracadute no, però non lo prendemmo. Certo. Per quello che è successo. Quindi purtroppo ci sono voluti degli anni, ci sono stati anche da parte nostra un momento di smarrimento, perché capita. Oggi vogliamo ripartire non più soli, ma bensì con altri imprenditori che possono sedersi a un tavolo insieme a noi e cercare poi alla fine di... Ecco, ma le ha individuati di almeno, poter io dico... capire, e io ci sto provando, perché se non si trovano sicuramente è un problema, ma io credo che ci siano degli imprenditori locali, teramani, che amano la propria città, che amano la propria squadra e che possono sicuramente e daranno sicuramente un contributo minimo, quello che possono, ma per dare sicuramente, ridare vitalità al progetto, perché ogni tanto va ridata vitalità al progetto. Peraltro, dico, insomma, settore giovanile distaccato con esperti a gestire, così Presidente più libero ci porta in B. Lasciamo stare San Nicola e Virtus Teramo, puntiamo ad altro con ambiente giovanile formati. Ho visto la riforma delle seconde squadre. Anche
questo può essere una soluzione. Con l'introduzione delle seconde squadre, però. No. Che è una cosa che riguarderà relativamente, poi nel caso solo di defiance. Di altre squadre, questo peraltro anche... c'è l'alternanza dei ripescaggi. Al presidente, budget ridotto non vuol dire squadra scarsa, ma con acquisti oculati si potrebbe anche fare ottimi risultati. Ha detto una cosa giusta, perché noi l'anno che vincemmo il campionato spendemmo con due mostri sacri 2.600.000 euro, e quindi spendemmo poco, spendemmo e andammo in Serie B. Perché? Perché noi in quell'anno siamo stati molto intelligenti. Perché quando mi hanno chiesto, però io in quel momento ragionavo molto con tanta paura, umiltà, ero attento, tanto attento, e tornerò a essere tanto attento, perché poi si perde anche il valore dei soldi, il valore di tutto. Lì quando mi hanno detto che volevano prendere due giocatori che ci costavano veramente tanto e che noi non ce lo potevamo sicuramente permettere, si è ragionato tenendo solo Bucchi e prendendo solo due punte, quindi a quel punto noi eravamo davanti solo in tre, quindi abbiamo avuto la fortuna che durante quegli infortuni Bucchi ha mantenuto, perché Bucchi era sempre un altro pure che non stava sempre troppo bene, e ci abbiamo vinto un campionato. Ma quei due giocatori, ragazzi, oggi Donnarumma fa quello che fa, e l'altro, insomma, anche se un po' si è ha avuto qualche problema fisico in questo, effettivamente negli ultimi anni. Però Candeloro che fine ha fatto, le chiedono? Ma Candelori, io ci ho parlato tre volte e da allora non l'ho più sentito, e credo che non abbia nessun interesse oggi a entrare nel Teramo. Le arriva, perché non fare amichevoli stimoli con squadre di Serie A, tipo Roma, Lazio, magari con parte l'incasso in beneficenza? Perché non ci vengono. Ok, un consiglio che le arriva da casa, di non ascoltare, ecco, con le due arpie, saremo io e Ania, non sbilanciarti troppo, siamo solo bravi a criticare, a fare sorrisi sarcastici. Non ho capito. Dice, non ti devi sbilanciare troppo, perché ci siamo due arpie come io e lei. Eh sì. Quindi non devi darci troppa confidenza, perché siamo buoni solo a criticare. Siccome voi potete essere i miei figli, ve ne do tutto quello che vi serve di confidenza. Non sono nessun tipo però di non problema. Però non nega il fatto che siamo buoni solo a criticare. Credo che le critiche corrette a livello giornalistico è anche giusto, perché non ci si può appiattire. Però devo dire che dall'inizio della mia presidenza a oggi tutti siamo cresciuti molto, a partire da voi che il tempo vi ha maturati, a partire da me che sicuramente ho un rapporto diverso con voi di come lo avevo prima, ma non parlo voi di due, ma bensì in generale. Ho capito tante cose del mondo giornalistico, perché è bellissimo. Beh, diciamo che è sempre un po', al di là del calcio che l'appassiona particolarmente, però il mondo del giornalismo l'ha sempre appassionata, probabilmente un po' dopo il calcio, però sicuramente. Diciamo che, va bene. Ania, ancora te. Una domanda? Certo, perché poi gli chiederò dello stadio, altrimenti poi dicono: ma non gli chiedi dello stadio perché te hai il conflitto di interessi. Ma perché il conflitto di interessi? No, ma perché poi... Perché sei una parente. Vabbè. Sono una parente. Volevo sapere se Zichella ha qualche chance per l'anno prossimo. Sicuro. E per lo stadio? Per lo stadio sicuramente... Il gestore ha problemi quanto noi, perché per gestire uno stadio di quel livello ha i suoi costi. Noi oggi preferiremmo più spendere per un calciatore che pagare lo stadio. Stiamo senza comune, quindi io spero che la prossima amministrazione faccia
un qualche cosa di corretto nei confronti del gestore e nei confronti della società, solo questo. Perché lì c'è il problema del eventuale bando di affidamento dello stadio Acquaviva, che il Teramo sostanzialmente avrebbe voluto per allenarsi, ma per il momento non c'è il bando ancora, mi corregga se sbaglio, e nel caso ci fosse ci sono molti dubbi sul fatto che il Teramo poi potrebbe effettivamente vincere la gara, vero? Beh, diciamo che dobbiamo, credo che il Teramo un campo lo deve avere, come tutte le società che ci sono a Teramo, specialmente per quanto riguarda il nostro settore giovanile, e poi se dobbiamo risparmiare può essere che dobbiamo fare pure gli allenamenti lì, perché vuol dire che lo stadio, un conto è tenerlo acceso tutti i giorni, che ha dei costi, e un conto poterci giocare solo la domenica. Quindi qui tutti abbiamo ragione, perché è una guerra tra poveri, perché oggi per tenere già uno stadio per la domenica, dove noi alla fine faremo 500-600 paganti, quello che incassiamo non ci basta per pagare gli steward, perché il campo sicuramente è uno stadio che per stare nella giusta tranquillità che ci vogliono, quindi e ci servono per forza, perché possono succedere tante cose che noi dobbiamo sicuramente stare molto attenti alla sicurezza. Assolutamente. Intanto arrivano altri sms che noi mandiamo senza problemi, perché ci divertiamo tantissimo poi in realtà a leggere i messaggi. Presidente, andiamo a giocare in un altro stadio, più economico, Cantagalli vuole troppi soldi. Peraltro prima le chiedevano se era possibile gestire il vecchio comunale. Non l'ho letto. Le facevano questa domanda, no, se era possibile. C'è un altro tipo di progetto sul vecchio comunale. Ok, grandissimo. Ma Presidente, vedi, Campidelli, tra moglie e marito, non mettere il dito, citando un famoso dato. No, ma l'hai vista la signorina, no, come ha detto, no, cioè, ti rendi conto, cioè, no, vabbè, ma adesso cioè, ti rendi conto, no, cioè, perché come dobbiamo fare? Dico, vedi, tu sei stato molto troppo gentile, ma troppo morbido. Leggi. Anna Cantagalli è molto competente, scrive e argomenta con chiarezza, e poi è molto bello, un grande saluto da Sulmona. Però da Sulmona, prendi i complimenti da Sulmona. Devi preoccupare, Jacopo. No. Assolutamente no, non scrive proprio niente nessuno. Torniamo seri. Andrea, prima dicevano, ma perché non prendete Andrea Costantini come al Teramo, che sicuramente non mi fa sbagliare i giocatori. Detto stampa. Come direttore sportivo. Come direttore sportivo già ce ne abbiamo tutti. Da chi? Perché quanti ne ha al Teramo? Tutti sono direttori sportivi, capito? Tifosi, sì, noi. Il Però voi avete telepatia, perché io avevo in mente una domanda per il presidente. Sì. Il rapporto con Repetto, questa prima parte di stagione, come vi siete lasciati? Sì, peraltro ce l'avevano scritto. Rapporto, e questa è anche l'opportunità per dire che Repetto in questo momento, oltre che essere una bandiera a Pescara, è un po' visto come il salvatore della patria, perché è vero che ora la strada si è complicata, ma proprio la scelta di Repetto su Pillone è stata considerata una scelta vincente. E poi un suo giudizio su questa partita di venerdì tra Venezia e Pescara, come la seguirà lei? Quindi Repetto e la situazione del Pescara. Ma con Repetto ci siamo lasciati benissimo, sicuramente lui ama Pescara, ce l'ha nel cuore, noi forse volevamo un rapporto più, che lui doveva essere un nostro condottiero, cioè colui che ci potesse dare qualcosa di farci fare anche una crescita globale, e quindi questo alla fine non c'è stato, ma non per motivi che lui ha creato problemi o noi abbiamo creato, assolutamente. È andata così, un'altra esperienza molto molto positiva, è tornato a casa sua, perché il Pescara è casa sua. Io sono stato molto contento e felice, anche perché
io non è che era ancora sotto contratto con me quando successe la cosa, sicuramente può darsi che lui già da tempo avesse ricucito i rapporti, perché tempo prima mi aveva anche accennato l'idea di, io gli dissi no, in questo momento stai perché insomma ne abbiamo bisogno, quindi la questione non è che dal di fuori si vedono tante, tante cose, ma poi ognuno poi a casa propria ne succedono tante altre di cose, quindi poi non è che ci si può mettere a dire delle cose fuori nel loro ambito. Quindi è vero che c'è una cordata con dentro Sarri, le chiedono? Questo non lo so. Le chiedono anche su questa partita del Pescara di Sulla partita del Pescara con il Venezia, quando poi si sta giù, presidente, è dura, perché io ho visto domenica Pescara-Ascoli e devo dire che pensavo proprio che il Pescara si potesse tirare fuori dopo aver visto le ultime partite del Pescara, mentre ho visto una squadra impaurita, una squadra, un giocatore come Coda che fa una leggerezza, una doppia leggerezza a quel livello, ed è un giocatore che gioca, che ha giocato in Serie A, in Serie B, e figuriamoci che cosa ti fa quelle posizioni che ti crepano. Quindi ritorniamo poi a noi, dici, ma perché? Perché se noi in 2 anni non siamo mai saliti oltre il 12° posto, questa è poi quello che succede alla fine. Speriamo che domenica il Pescara faccia il suo punticino lì e rimanga al suo posto, perché a noi fa immensamente piacere, perché siamo abruzzesi a tutti i livelli. E le chiedono, ma il Pescara continuerà ad essere di fatto il principale partner del Teramo? Il Pescara non è stato mai né il principale partner, il Pescara ci ha sempre dato... Cioè questa collaborazione. Una collaborazione corretta, pulita, io spero che possa continuare, perché col Pescara, con Sebastiani più che col Pescara, è una persona seria, è una persona che c'è il rapporto, e poi è una persona seria, quindi le persone serie sicuramente possono coesistere benissimo tra loro. In realtà la domanda era anche se dovesse diventare cinese il Pescara, ma io dubito che il Pescara poi diventerà a proprietà cinese. Ma io spero. Io penso che siano più partner commerciali sostanzialmente. Io non sono d'accordo. Su cosa? Questa che esterofilia. Viene, che viene un cinese e si mette a spendere soldi. Ma non possono, hanno anche. A prescindere se possono o non possono. Lo sa bene. Però noi io lo credo sappiamo che, bene. Lo sappiamo bene che i cinesi non. Io credo non che nel calcio ci voglia innanzitutto il cuore, l'amore, essere tifosi della propria squadra. E queste qualità sicuramente aiutano tanto. Io credo molto in questo. Vediamo la nostra Inter, no? Secondo te vedi il nostro presidente che se fa gol o prende un gol rimane impassibile, non mi entusiasma. Posso rispondere per una volta, invece, ci scambiamo i ruoli. Io invece mi piacerebbe che lui, quando segna l'Inter, dovrebbe almeno trasmettere quella felicità, quella. Possiamo scambiarci i ruoli, sì, rispondo io. Sì. A me basta vincere, poi che esulti o non esulti. No, invece il presidente dice che. Intanto da Sulmona fatemelo sottolineare, perché il secondo messaggio che arriva. Ovviamente si uniscono al dolore per la scomparsa di Mirko Mazzagatti, perché ha giocato anche a Sulmona, lo ricordiamo Mirko Mazzagatti. Le emozioni del presidente si trasmettono anche alla squadra, sì, e fanno sì che il presidente lavori ancora meglio per quella squadra. Sono sì, d'accordo. Sì, 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 sono sarei anche d'accordo, però devo dire faccio un po' fatica a essere d'accordo, nel senso non che non sono d'accordo in generale.
Poi, poi se si vince, caro Presidente, lei lo sa meglio di tutti, sono i risultati, perché poi le critiche che le arrivano, che le sono arrivate e che magari continueranno ad arrivarle, in realtà poi molto... Ma per il Presidente, molto, lui dice che la passionalità del Presidente sono è un ingrediente. Sono frutto dei risultati. Oh, ci ha mai pensato realmente di lasciare il Teramo? Siamo quasi in chiusura. Ma cioè, la stessa domanda, cioè ci pensa ancora? L'hanno fatto a Moratti, lo sai che ha detto Moratti? Ogni volta che perdevo pensavo di lasciare l'Inter. Poi però l'ha lasciata veramente? Sì, ma dopo tanti anni sicuramente, se arriva un cinese che mi dice eccoti questi soldi, ti ridai una sistemata e tutto il resto lo farei anch'io. Però se poi potessi avere il 5% per me mi sentirei dentro al progetto di nuovo, anche se può darsi che neppure ti chiamano per dirti domani compriamo Tizio, che però ti sentiresti sempre all'interno del progetto. Quindi tutte le volte che perdo, tutte le volte che sto in una classifica così deficitaria e tu vuoi lasciare tutto, non vuoi parlare di calcio, odi il calcio, nessuno ti può dire niente, ma è questo il calcio. Quando vinci e uno ti dice, anche se stai triturato a livello economico, ti dice vuoi vendere, ma mai, cioè è questo, il calcio è questo. Però obiettivamente poi si arriva ad un punto in cui si fanno delle riflessioni anche un po' al di là del mondo del calcio. Ma oggi, se io oggi dico rispetto a ieri, che non avrei mai ceduto la società, che oggi vorrei che all'interno di un gruppo dopo 10 anni potessero esserci altre persone che potrebbero dare non solo forza economica ma anche un pur parlé tra dirigenti, oggi sento il bisogno di questo. Molti dicono che nessuno si avvicina perché Campidelli poi vuole sempre decidere lui. Ma assolutamente no, perché chi mi conosce, chiedi a Capaldi se ho mai preso una decisione da solo oppure se ho condiviso con che lui oggi è il mio primo interlocutore o punto di riferimento all'interno della società. Dobbiamo dire, e devo ringraziare, ripeto, per questo, che Capaldi è stata una sua scelta e devo dirgli grazie, perché qui ha fatto veramente una scelta di un professionista veramente corretto, serio e di livello. Assolutamente. Siamo quasi in chiusura, rivediamoci un po' di gol di questa stagione, perché Presidente, io vorrei sapere qual è la partita che l'ha fatta incavolare di più, per utilizzare un termine, tutte, lei mi dirà. Però obiettivamente l'inizio era stato Buono. L'inizio, quando questa partita stavo lì a Mestre e ho visto quella squadra, mi chiamò mio cugino e mi disse ma perdiamo, gli ho detto io invece sono sicuro che pareggiamo, perché giocavamo con una determinazione che io mi piaceva veramente vedere il Teramo. Però è anche vero che proprio qui in questi studi di inizio anno Zichella, che allora era il secondo di Asta, disse dopo il 3-0, in questo intervallo disse, ci siamo parlati e Asta e abbiamo deciso che forse per non prendere un'imbarcata era meglio passare la difesa a 3. Dunque in fondo è lì che è girata la stagione? Ma lì forse c'era... Cioè hanno fatto bene in quella circostanza? Io sicuramente, a me piaceva molto quella squadra. Però fosse finita Pordenone Teramo 7-0, lei si sarebbe incavolato. Io però... Tanto le fanno il tifo anche da Pescara. Ma boh. Allora, io
sicuramente avrei fatto qualche cambiamento, ma non dietro. Io avrei fatto un cambiamento perché noi avevamo un grande giocatore che era Graziano e che è stato apprezzato poi man mano che cominciasse a giocare, che era colui che a noi ci serviva per un solo motivo, uno, che era colui che dava solidità al nostro centrocampo, perché il nostro centrocampo era fatto da Ilari che non marcava, da Amadio che non giocava, giocava De Grazia che non marcava e poi Varas che non marcava. Quindi se si cambiava uno delle due mezzale mettendo, inserendo sicuramente Graziano, sicuramente avrebbe dato molta solidità in più e quel Teramo non avrebbe preso tutti quei gol che prendeva di domenica in domenica, che poi Graziano si è dimostrato anche un grande saltatore di testa, che noi al centrocampo non prendevamo una palla perché eravamo piccolini. Ilari al suo passo, quindi non è un ragazzo molto ma non se poi ritmo. Noi andiamo a vedere le punte a cui lei è sempre molto partendo da Tulli non ci ha fatto un gol. Ti aspettavi tu che Tulli non facesse un gol? Se noi avevamo anche Candreva non ha fatto un gol. Aspetta, Tulli noi Candreva ok va bene, rimaniamo su Tulli. Allora, Tulli, Panico, Gondò. Ma poi gli altri due campioni che abbiamo tolti ne aveva fatto Foggia due gol sul rigore e l'altro due gol uno sul rigore. Potrebbe anche tornare il Corpo. Ma io spero e faccio il tifo vivamente che per il Gavorrano. Se si salva il Gavorrano, forza Barbuti Gavorrano. Rimane lì. Come ragazzo 10 e lode, ma noi del ragazzo bravo o meno non ci interessa, non ci serve il giocatore bravo che facci gol, è cattivo, è scostumato, quello noi dobbiamo volere. Ma se noi tutte queste punte che abbiamo avuto avremmo fatto 6-7 gol, noi oggi parlavamo di playoff, ragazzi. Quindi il motivo per cui queste punte non hanno segnato, dobbiamo dare anche un po' di colpa forse al centrocampo, forse alla difesa, perché se non ti arriva un pallone in mezzo all'area, mi dici domenica con Zichella abbiamo creato tante occasioni da gol con una squadra forte. Grazie anche a Sasà, alla vena di Sasà. Sasà fa parte della squadra, quindi l'ha preso Federico e credo che lì abbia azzeccato sicuramente bene. Ma le referenze di Panico erano altissime. È vero. Le referenze di Gondò erano altissime. Sei rimasto deluso? Io, forse perché ero affezionato al ragazzo, credo che Gondò quando ha giocato è stato il migliore di tutte le punte che avevamo davanti, perché ha dato veramente lo stesso domenica, quando è entrato Gondò e San Domenico, il Teramo si è trasformato con Amadio in mezzo al campo, il Teramo si è trasformato. Io faccio sempre, in questo caso, cerco sempre di, da giornalisticamente, ma non me ne voglia, faccio sempre un po' un distinguo, perché io l'ultima giornata di campionato, mi perdono il presidente, ma non riesco a considerarla come una partita come tutte le altre, perché era una situazione particolare e perché si corre il rischio poi di dare un giudizio dell'ultima partita esagerato rispetto a quello che poi è stato una partita comunque con dei risvolti quasi drammatici, e dunque dare troppa importanza all'ultima giornata di campionato poi si corre il rischio di fare delle valutazioni un po', non dico sbagliate, forse dettate un po' troppo dal momento. Io di quello che ho visto, se tu ben ti ricordi, quando l'Inter ha perso lo scudetto con la Lazio, quella squadra vinceva, chi se lo scorda? Okay, quella squadra vinceva in tutti i campi. Che cosa gli è successo quella domenica? Purtroppo appunto l'ultima partita è una partita particolare che non può essere presa come modello generale di squadra, perché altrimenti anche a me magari uno mi mette in mezzo al campo, faccio una partita buona, io ho un fenomeno, invece magari non so stoppare. Io sono sicuro che quella partita, se noi avevamo lo stesso allenatore, ma non perché Palladini era scarso, perché oramai l'andazzo era quello.
una sterzata forse l'abbiamo data, come quando abbiamo tolto Asta e Paladini la sterzata nelle due partite, se venivano due risultati positivi, perché tutti gli allenatori, che il Sant'Arcangelo stava in fondo, è venuto Zeman che non ha fatto un risultato, vince 3-4 partite di seguito, il Sant'Arcangelo si mette sopra a tante altre squadre. Poi dobbiamo dire che questo campionato, la fortuna qui ci ha permesso che forse il Ravenna, che pensava che se vinceva faceva i playoff, sicuramente a Sant'Arcangelo si è giocato fino all'ultimo secondo, altrimenti, quindi sì, che cosa stavamo parlando? Certo. Che il Fano va fermo e vince la partita? Di che cosa parliamo? Si sapeva da come il Fano ha giocato con noi, per puntare al pareggio, quindi il Fano doveva vincere con noi, non puntare al pareggio perché si è messo in difesa per non perdere. Lì ci sono state poi Zichella, allenatore con visione di gioco, esperienza e grinta, vale 10 aste e Paladini, mi permette? Non ho capito, Zichella, come allenatore come visione di gioco, esperienza e grinta, vale 10 asta e 10 Paladini. Quindi va bene? Va benissimo per il telespettatore. Ok. Quindi lo conferma. Secondo me non lo conferma, ma non perché non sia bravo, che magari avrà anche un futuro, però in questi casi, non so Agnato come la pensi, in questi casi se c'è un progetto nuovo non puoi continuare con un allenatore che anche se per una sola partita hai avuto, tu che sensazioni hai? Ma più o meno la tua, anche se credo che comunque la candidatura tra virgolette verrà valutata, però credo che se il progetto nuovo effettivamente dovrà essere, bisognerà rifondare un po' tutto quanto, ecco. Si andrà a toccare un po' tutti gli ambiti, a aprire un po' le finestre, far entrare aria nuova e poi vedere quello che succederà. Andrea, tu che sensazioni hai per il futuro allenatore, questa rivoluzione che ha detto all'inizio il presidente Campitelli? Ma sicuramente sarà fatta una valutazione su Zichella. Probabilmente saranno anche valutati altri profili e poi bisognerà trovare una sintesi e ci sarà la scelta. Zichella può partire leggermente in vantaggio perché ha lavorato nell'ambiente Teramo, è stato anche l'allenatore per l'ultima settimana di stagione, quindi sicuramente di lui qualcosa in più lo si conosce come uomo di campo. E con lui si potrebbe anche ricostruire la squadra in base alle sue indicazioni. Però io immagino che il presidente dovrà vagliare con Federico, che resterà suppongo al suo posto, anche altri profili, e poi se ci saranno altri profili che lo convinceranno per tanti aspetti, dalla parte economica alla parte della costruzione della squadra, la condivisione delle prossime linee programmatiche, magari ci sarà qualcun altro al posto di Zichella. Non riesco francamente in questo momento, perché Zichella è quasi nuovo, ha lavorato da capo allenatore solo per una settimana, quindi non riesco su Zichella a esprimermi più di tanto, però dovrà farlo il presidente. Noi avevamo due allenatori e lì secondo me non possono stare due allenatori. Era un secondo che spingeva troppo rispetto al primo. Bravo. E quindi O l'uno o l'altro. Come allenatore dicono prenderei Indiani, dice ma Indiani lavora in Toscana. Indiani lavora in Toscana, soprattutto però, proprio quando diciamo dell'ambiente, Indiani a Pontedera, o comunque ora dove a Pistoia. Ha fatto benissimo, ma aveva un ambiente tranquillo. Giovannini come direttore sportivo. Pontedera è il cittadella della Serie C, sì, tra virgolette. Comunque Paolo la saluta, Campitelli unico grande presidente. Presidente, noi siamo davvero in chiusura, visto che è l'ultima puntata. Tanto sabato tutti al Fratelli Paschiero. A fare che? È lo stadio del Cuneo. Ah, è lo stadio del Cuneo? Dove gioca il Gavorrano. Ah, dove gioca il Gavorrano, così. Zironelli, alcuni Zironelli del Mestre, vediamo. Non lo so, sinceramente. Anche il Mestre, vedi, ha fatto tutto, però alla fine anche loro vogliono allargare la società, vogliono iniziare un discorso diverso, perché la Serie C, ragazzi, è dura, quindi è molto dura.
Quante da 1 a 100, rapidissimo, solo un numero, quante possibilità dà a Luciano Campitelli, a se stesso, di essere di nuovo al timone da solo del Teramo ad inizio stagione? 30%. Quindi per il 70% è possibile che si allarghi la base societaria? Sì. Adesso dobbiamo un attimo prenderci qualche istante, perché siamo curiosi adesso. Io lo dico solo a Ania. L'importante è che lo dica uno di noi, non è importante che non lo dica fuori. No, però veramente, nel senso che ci sono così tante alte probabilità. Stiamo vagliando. Io spero che il Teramo possa sicuramente fare questo passo, perché è un passo veramente di alto profilo per la città stessa, quindi io sono disponibile per tutto quello che vogliono, al 20, al 30, al 60, al 70, al 10, cioè io ci sto, e questo è già una garanzia per il futuro, perché anche come socio di minoranza non abbandonerò, dice. Sicuramente di quello che servo, punto. Se serve, oggi il Teramo Calcio ha bisogno di 1,5 milioni come soci, quindi se noi abbiamo soci che mettono, io devo mettere 300, 400, tutto quello che devo mettere, e gli altri metteranno 1 milione, io ci sto. Non è che ci ha lasciato adesso con questo, ci sto, ma veramente ci lavoreremo con tutto il mio cuore, cioè non è che io e mio cugino abbiamo già parlato di questo, quindi non è che diciamo tempistiche, stupidaggine, tempistiche devono essere brevi, perché noi dobbiamo un paio di settimane, abbiamo il mese di giugno che è un mese terribile, perché entro giugno, io spero entro i primi di giugno, entro i primi di giugno, quindi nei prossimi 15 giorni, iscrizione, fideiussione e quant'altro, non quindi sono fiduzione, dobbiamo sistemare il bilancio, pure il bilancio, per la annata sportiva, cioè, purissima. Vedremo quindi se sarà l'ultima volta che la chiamiamo presidente come socio di maggioranza del Teramo. Vedremo. Che mi dovete chiamare presidente in un altro modo, anche perché finisce anche la squalifica poi. Peraltro adesso le finisce anche la squalifica. Presidente, le faccio la domanda, sono le 22:30, ultima puntata, però insomma questa è stata anche per qualche anno casa sua. Come no? Cioè, le manca un po' la televisione? Molto, molto, beh, può darsi che lascio il calcio e mi ributto qui, qualcosa dovrò fare. Ah, proprio qui? Non qui. Ah, nel mondo della televisione? Nel mondo, cioè, è qualcosa bisogna fare. No, assolutamente. Bocca al lupo, Crepi. Presidente, buona estate. Crepi, e complimenti per la sua ragazza che stasera era veramente di un'eleganza. Io pensavo, complimenti per la trasmissione, no, siamo tanto perdere, impegnati. Perdere. Cioè, anziché da un'ora hai portato 1,5 ore, cioè ti rendi conto? Vabbè, diciamo che è un regalo fatto a chi ci segue da casa. No. No. Ha detto bene il telespettatore che purtroppo dovete pagare. Ah, è vero, dobbiamo pagare la pay per view, come si suol dire. Va bene. Comunque, buona estate, grazie buon lavoro, presidente del Teramo Luciano Campitelli. Siamo stati bene, ci siamo divertiti, sì, abbiamo detto tante cose belle, tante verità. E speriamo che il nostro Teramo ci possa dare ancora tante belle soddisfazioni insieme, perché questo sarà il mio obiettivo, di ricucire un attimino tutti i rapporti per un solo obiettivo, la squadra, i tifosi e tutti quanti noi, perché la serenità porta a fare anche molto bene, perché è una cosa troppo importante. Grazie di nuovo, presidente. Grazie ad Ania Cantagalli, ciao Ania. Grazie a voi. Grazie a Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao. Io ringrazio Maurizio Daguin, regia, lo ringrazio particolarmente perché questa è l'ultima puntata di Proteramo per quest'anno. Il campionato è andato agli archivi e questo, insomma, è il terzo anno che noi proponiamo questo format, che in realtà è di un'ora, poi questa sera è eccezionalmente di 1,5 ore, però è di un'ora, 60 minuti dedicati alle vicende del Teramo. Ecco, terzo anno, diciamo che, se vogliamo parlare un po' di sfiga, probabilmente, presidente, non è che le abbiamo portato tanto fortuna, perché gli ultimi 3 anni sono stati tremendi e in coincidenza con noi, quindi forse io la chiuderei proprio la trasmissione in generale, fossi lei. Però adesso, scherzi a parte, è un progetto che è nato qualche anno fa, che poi ha avuto una prosecuzione nel momento in cui il Teramo è stata l'unica, esatto, che poi è rimasto come
come format dedicato al Teramo, perché è rimasta l'unica squadra in Lega Pro. Ci avete seguito in tanti, ci avete scritto in tanti, noi abbiamo cercato di farvi parlare più possibile, poi ovviamente qualche volta siete stati di più, qualche volta siete stati di meno, poi il martedì c'è anche la Champions e magari chissà, non avremo neanche modo l'anno prossimo di poterci... fino a questo momento non ci è interessato, ma chissà per il futuro. Grazie davvero a tutti, ci vediamo ad agosto con Proteramo, a fine agosto magari, chissà, per raccontare un'annata che sia diversa da quella chiusa. Deve essere diversa, questa è la promessa di Campidelli, che sia diversa da quella di quest'anno. Grazie a tutti, buonanotte. Ciao.